uno sguardo alle novità ABO, che con buona probabilità arriveranno in Italia il prossimo anno su Sky Atlantic. ABO ha presentato la terza stagione di Westworld, la serie TV basata sull'omonimo film di Michael Crichton che ha accompagnato per due stagioni gli spettatori in un viaggio nel futuro del peccato. Grande successo nel mondo, Westworld è stata trasmessa anche in Italia su Sky Atlantic, la terza stagione arriverà, forse, nel 2020. È stata confermata nel 2019 la stagione finale di Game of Thrones, con i suoi 6 episodi inediti, e nel catalogo sono stati ricordati gli anniversari delle serie ABO che hanno fatto storia, da Sex and the City, 20 anni dal primo episodio guarda il nostro speciale, a True Blood, che ne compie 10. Si è poi parlato di Succession, il family drama che ricorda Dynasty che è stato già rinnovato per una seconda stagione, il patriarca Logan Roy, Brian Cox, deve lasciare la guida dell'azienda per sopraggiunti limiti di età ed ha già individuato il figlio giusto fra i 4, Kendall, Jeremy Strong. Peccato però che ci ripensi e decida di complottare ai danni del suo stesso figlio. Per ora non sappiamo se la serie arriverà in Italia. Vi abbiamo già parlato di Sharp Objects, 8 episodi per una serie autoconclusiva con Amy Adams che merita assolutamente di essere vista e che speriamo Sky Atlantic decida di farci arrivare. Qui il trailer e tutte le info, interessante anche Barry, una commedia di e con Bill Hader, che racconta come un sicario scopre la sua vena artistica e decide di darsi al teatro, con un insegnante d'eccezione, Henry Winkler. Fra i film ABO in catalogo, Fahrenheit 451, con Michael Shannon e Michael B. Jordan. Presentato all'ultimo Festival di Cannes e ambientato in un futuro distopico dove i libri sono vietati dalla legge e non esiste libertà di pensiero, la commedia My Dinner with the Bet, con Peter Dinklage e Jamie Dornan, storia dell'intervista all'attore nano più famoso del mondo e dell'amicizia nata poi con il giornalista che lo ha intervistato, il dramma con Laura Dern, Tetane. Diretto da Jennifer Fox, in cui la regista e sceneggiatrice racconta gli abusi subiti quando aveva 13 anni a opera del suo coach,